to the world that is not. Welcome to the realm that should be. Leave your hands up behind. Free your soul to fly. Magic kingdoms arise. Just now, under your sight. Wander you no more. O noble soul, you're at home. Les langues en ces lieux ont peu d'importance. Quand on y parle l'idiome de l'âme souveraine, les mondes que tu vas découvrir maintenant. L'endroit où la vérité demeure à jamais reine. Fantasia, questa la via, alla tua magica terra natia. Nulla v'è che possa fermare di un'anima nobile in maestoso avanzare.
away from here. There lived a people who thought that peace was the true value. Everyone was equal to the others. There were neither kings nor queens. Everywhere only freedom and wealth. But nobody was truly happy there. And how did they finish? Where is their glorious empire? The answer is under your sight. Only ashes. Inside you matter.
they were so imprisoned in their technology. What a wonderful world, erased after the wear.
la bruma grigia che gli faceva da mantello. Imperturbabile attendeva da millenni, serrato in quella valle che va dalle pianure nebbiose al massiccio del sole. Ma cosa poteva mai nascondere quell'edificio oscuro e solitario? Tutti lo evitavano, perfino la luce del sole sembrava restia ad accarezzare le sue fredde mura. I grandi uccelli migratori preferivano allungare il loro viaggio, pur di non doversi posare sulle viscide merlature. Ma io non ero un uccello migratore, e non ero nemmeno la luce del sole. No, io ero la notte, avvolta in un manto di stelle e nubi, di vento e tenebre, di freddo e paura. La luna mi faceva da compagna mentre attraversavo le pianure nebbiose. Fu proprio lei a guidarmi qui, davanti a questa fortezza solitaria. Ma in fondo io l'ho sempre saputo. Me lo disse la grigia signora che dimora a Merio, e poi l'antico re del ghiaccio nel suo palazzo di cristallo, su nelle Lande. Me lo disse perfino il mio promesso sposo in un'epoca ormai dimenticata. Questo è il mio regno, questo è il mio destino. Tra il silenzio delle antiche mura che ho di fronte potrò finalmente adempiere al compito affidatomi. La torre squadrata mi osserva dall'alto dei bastioni, come una sentinella sugli spalti. Qui non sarò sviata e la mia mente non si smarrirà nei labirinti della carne. Le montagne che mi circondano sapranno fare buona guardia. Casa, come suona strana questa parola sulle mie labbra. Sempre in viaggio, mai una sosta, proprio come il vento che tutto accarezza e nulla afferra. Ed ora eccomi giunta alla fine della corsa. Perfino il vento qui trova riposo tra gli umili abissi della terra. Ma io non potrò mai riposare. Adesso inizio il viaggio autentico. Ora comincia la vera avventura che mi porterà alla scoperta di nuove mete, nuovi orizzonti. Già li scorgo lì in lontananza. Sembrano attendere, immobili nella loro assoluta trascendenza. Che le porte si aprano, che il ponte sia calato. La signora è giunta finalmente. Sì, finalmente sono a casa. Yeah.
sensazioni provate, fantasmi di un tempo trascorso stordiscono il mio spirito. La signora è dunque in loro, il passato è la sua dimora, questo il mio cerco, nulla più, dove risiede colei che restando velata dona senso all'esistenza. Infuriava la tempesta di neve più forte degli ultimi 10.000 anni. Il vento sferzava l'insegna della taverna, facendola cigolare paurosamente nella notte, ma all'interno nessuno vi badava. Yeah.
in the slice, in the middle of the plain of the sun. People there have nothing to do during the long cold winter evening. But there is a cover made out of a very ancient tower. It's been a long time ago to a mighty necromancer. Nobody believes this anymore, forgotten are these characters. I've seen the sound of a love and fire crackling in the earth. Era diretta allo studio del mondo delle ombre. Il ciclo della carne e quello dello spirito non portarono a grandi risultati, ma poi venne un uomo, colui che inaugurò il ciclo della morte, conosciuto come Omega Preacher, il primo negromante. Alcuni secoli dopo, le guerre negromantiche, lotte spietate all'interno dell'Ordine Nero, l'associazione corporativa dei negromanti, condussero questi oscuri personaggi all'estinzione. Nell'ultima furiosa battaglia sopravvisse Nergal Thoth, il quale affermava essere l'incarnazione di Omega Preacher. Questi poi si rinchiuse nella sua torre e nessuno lo vide più. Ora quella torre, 10.000 anni dopo, è la sede di una taverna in uno spettacolo.